Bentrovati a questa nuova edizione del TG Flash Emergenza Sanità in primo piano. Il sistema sanitario siciliano continua ad essere in sofferenza per la mancanza di personale medico e infermieristico. Al 31 gennaio scorso soltanto i medici mancanti nelle strutture isolane erano 1.494, un numero elevatissimo, al quale corrisponde di contro un calo notevole dei pazienti che, non riuscendo a essere presi in cura dalla sanità pubblica e non potendo permettersi quella privata, rinunciano al proprio diritto alla salute. I numeri che riguardano la carenza di personale infermieristico sembrerebbero essere ancora più elevati, secondo il NURSIND, il sindacato delle professioni infermieristiche. In Sicilia mancherebbero oltre 2.000 infermieri, mentre secondo la Corte dei Conti le figure mancanti nel settore sarebbero circa 6.000. Sfruttavano la vegetazione per nascondere armi e droga, così da gestire indisturbati la loro attività di spaccio. Lo hanno scoperto gli agenti del commissariato di Nesima durante una minuziosa perquisizione di un vasto terreno a San Giovanni Galermo, quartiere alla periferia di Catania. La perquisizione è scattata dopo un periodo di indagini che hanno condotto ad un terreno dove, nascoste sottoterra in un bidone in plastica, una pistola semiautomatica, una mitragliatrice semiautomatica, oltre a 3 caricatori contenenti circa 100 tra cartucce e munizioni. Denunciato il proprietario di una stalla abusiva allestita su quel terreno. Le temperature elevate in Sicilia non tardano ad arrivare. Tra mercoledì e venerdì sono previsti infatti picchi che potranno superare i 40 gradi di massima a causa dell'anticiclone africano Minosse. A tal proposito, l'ASP di Catania lancia anche quest'anno una serie di consigli utili, in particolar modo a tutela degli anziani. Il primo riguarda il corretto utilizzo dei ventilatori o climatizzatori, per i quali si raccomanda di evitare sempre l'esposizione al flusso d'aria diretto e di continui passaggi dagli ambienti freschi a quelli caldi. Il secondo è di bere molti liquidi, almeno 2 litri d'acqua al giorno, anche se non se ne sente il bisogno. Un altro suggerimento utile è quello di evitare pasti abbondanti, preferendone 4-5 durante la giornata, sempre ricchi di frutta e verdura fresca. È fondamentale poi uscire nelle ore meno calde della giornata, sino alle 11 del mattino e dopo le 18 di sera, ed è importante vestire con capi in lino o in cotone, ripararsi con un cappellino chiaro ed esporsi al sole, evitando le ore centrali della giornata. Il 17 giugno si celebra la Giornata Mondiale per la lotta alla desertificazione e alla siccità, istituita dalle Nazioni Unite nel 1995. Questa ricorrenza mira a sensibilizzare sul degrado del suolo e sulla siccità, che colpiscono oltre il 40% delle terre emerse. Quest'anno il tema che è stato dedicato è Uniti per la Terra, la nostra eredità, il nostro futuro. Questo tema sottolinea l'importanza della gestione sostenibile del suolo per garantire stabilità e prosperità globali. La terra sana fornisce il 95% del nostro cibo, protegge da siccità, inondazioni e incendi. Tuttavia, ogni secondo 4 campi da calcio di terra sana si degradano, totalizzando 100 milioni di ettari all'anno. Gli obiettivi di questa giornata sono quelli di sensibilizzare sull'importanza della prevenzione e della desertificazione, promuovere soluzioni per contrastare la siccità e rafforzare l'attuazione della UNCCD. Per questa edizione del TG Flash è tutto, grazie della vostra attenzione, arrivederci. Dietro il bancone della nostra macelleria, la selezione di carni scelte è una tradizione di casa. Da generazioni, Cutuli si prende cura della vostra tavola con la garanzia di tagli tracciati e prodotti d'eccellenza. Una carne perfetta per soddisfare il palato e preparare i piatti più golosi. Cutuli, una passione storica per la carne di qualità. Piazza Manganelli 14, San Giovanni La Punta, Catania.